E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi vado a presentarvi le borse che ho scelto per la nostra Boostron 1000, ovvero le K-Mission. Ok, K-Mission come missione. Allora, innanzitutto ve le presento un po'. Sono delle borse in alluminio della K, che sono le sorelle delle Givi Alaska. Hanno qualcosina in meno come componenti, ad esempio qua di solito la Givi mette un gancio da fare in modo che le borse, quando andiamo a sganciarle, restano appese, però diciamo che per 100 euro ho risparmiato qualcosina e ho preso comunque lo stesso modello della K, senza magari qualche optional in più. Allora, vi ricordo che nella confezione, con le due borse, oltre alle borse vi arriva anche in un sacchettino, vi arriva anche una serratura di ricambio per fare in modo che anche il bauletto centrale possa essere aperto con la stessa chiave delle due borse laterali. Ok, adesso ditemi se volete vedere il video dove vado a smontarlo e rimontarlo, perché l'ho già fatto e vi dico già che la serratura della K è uguale a quella della Givi. Quindi possiamo, cambiare le due serrature. Inoltre, cosa molto importante, nel sacchettino c'erano presenti 4 anellini. Questi 4 anellini, ragazzi, vanno messi qua. Adesso magari vado giù un po'. Vanno messi qua. Ok, questi nottolini. Vedete, qua dietro vanno posizionati 2 anellini per parte, uno di qua, uno di là, 2 anelli di qua e 2 anelli sull'altra borsa, perché se no la nostra borsa laterale non si attaccherà, e ve lo posso assicurare perché ci ho provato a metterla senza, quindi la borsa non va. Oltre a questo, comunque, vi faccio vedere un po' le caratteristiche della borsa. Appunto, 36 litri. La borsa si attacca davvero molto bene, così, ok. Aggancio perfetto. Per aprirla basta andare a aprire il nostro pozzetto. Vedete che comunque dall'apertura il bauletto non viene compromesso, quindi non struscia, non fa niente. Guardate, adesso magari vi accompagno un po' di qua. Ok, vedete che si apre molto bene. Quindi, come vi ho detto, io l'ho presa soprattutto perché è molto capiente, apertura a pozzetto, e poi comunque c'ha l'attacco monokey, non c'ha tutti gli altri attacchi più specifici e particolari, quindi è molto semplice come borsa ed è una di quelle che costano di meno in alluminio. Ok, per staccarla, ragazzi, molto semplice, però è una cosa che un difetto di questa borsa, che comunque per andare a staccarla bisogna aprire la borsa, appunto, bisogna andarla a staccare da aperta. Con ciò non possiamo, dobbiamo tenerla aperta per tirarla giù, se no da qua non si può fare niente dalla serratura, bisogna aprirla e schiacciare questo bottone. Cosa molto utile secondo me è anche questa bella maniglia, ok, che nel momento in cui abbiamo la borsa
staccata e da trasportare, è comunque molto ma molto comoda da poter portare in giro, anche se comunque una borsa di questo tipo quando viaggiamo è fatta per rimanere sulla moto, non per portarsela in giro, perché comunque diventa anche abbastanza complicato portarsi poi le due borse in giro. Però diciamo che comunque nel momento in cui andiamo a staccare e riattaccare le cose è comunque un appiglio molto comodo. Quindi andiamo a riattaccare la nostra borsa, che si attacca davvero in un attimo. Niente ragazzi, queste sono le borse che ho scelto, K-Mission. Ditemi un po' voi nei commenti cosa ne pensate. Comunque non sono andato su Jimmy appunto perché costano un pochino di meno e comunque mi danno lo stesso servizio, fanno la stessa funzione. Ditemi un po' voi appunto cosa ne pensate. Io vi ricordo ragazzi, per continuare a seguire il canale, di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanellina. E niente, ci vediamo al prossimo video, perché ho già qua un bel accessorio da andare a completare la nostra moto, e quindi al prossimo video. Ciao ciao!